successo del Black Friday? Assolutamente. Beh, prima di tutto è molto interessante perché io nella mia carriera lavorando con multinazionali e anche startup ho proprio identificato un po' questo trend che vediamo dove molte persone pensano che sia magari il Black Friday, il giorno in cui avvengono più vendite, mentre invece da questo grafico notiamo che è il Cyber Monday, che invece è molto meno conosciuto rispetto Cavoli, al Black Friday. tantissimo. Sì. Ed è il giorno, togliendo il massimo incasso che è stato registrato l'anno scorso da Alibaba, in cui si registrano più vendite di tutto l'anno. E questo perché durante questo weekend nero, chiamiamolo pure, è il momento in cui diverse leve psicologiche entrano in gioco. Leve psicologiche vengono anche descritte molto bene nel libro Le armi della persuasione, scritto da Robert Cialdini negli anni 70. E ancora oggi, anche se parliamo di una cosa molto più tecnologica, sono ancora assolutamente in atto. Dal grafico vediamo che effettivamente lunedì è la giornata clou dove accade tutto. Mi sintetizza un esempio proprio detto in termini semplici, come facciamo in questa trasmissione, di un esempio di questa leva psicologica che Assolutamente. viene utilizzata. E la leva che funziona meglio in assoluto in questo caso è proprio quello dell'urgenza, ma anche quello della scarsità, ovvero perché le persone comprano in questo momento? Perché sanno che o comprano ora o perdono l'opportunità di avere appunto accesso a questa tipologia qua di sconti e di prodotti. Ed Chiarissimo, è proprio per questo che il certo. lunedì è il momento in cui avvengono più gli acquisti, e non soltanto il lunedì, ma proprio il lunedì sera, dalle 7 alle 11. Infatti io voglio far vedere anche a chi è a casa questo grafico, perché è interessante seguire le cose dal punto di vista psicologico, e vi devo dire, guardate, questo è lunedì, si compra di più dalle 19 alle 23. Come dire, Luca, mi corregga se sbaglio, sta scadendo l'orario, vi dovete affrettare perché tra un po' scade tutto, comprate adesso. Assolutamente. E quante però aziende molte volte anche durante l'anno semplicemente dicono, ma noi alle 18 chiudiamo gli uffici e quindi anche il nostro customer care, il nostro, cercano, smettono in questo caso qua di operare, quando invece è il momento migliore per gli acquisti e dove i nostri clienti possono avere bisogno di aiuto in questo caso. Approfitto della sua presenza per farle anche un'altra domanda, tenendo sempre questi grafici a mente. Come si può migliorare il successo di un'azienda che magari, non so, è già esistente o magari un'azienda che vorrebbe migliorarlo ma non riesce, approfittando di giornate come queste? Come un'azienda può migliorare? In che modo? Ma guardando questi grafici, tutti possono pensare che, ok, è il momento dell'anno dove dobbiamo effettuare, dove avvengono più acquisti, di conseguenza, magari una settimana prima facciamo l'annuncio di determinati sconti e per il Black Friday e il weekend in generale facciamo lo sconto e otteniamo più vendite. Ma in realtà il successo non avviene in quei giorni semplicemente perché una settimana prima ci si è mossi. Un report che ho visto proprio ieri, pubblicato da Captify, che è un'azienda di search intelligence, Come si chiama? La Captify, che in questa azienda, segno così poi me lo vado a grazie, vedere. valuta miliardi di dati di ricerche dei propri utenti, hanno detto come nel 2018 un utente che cercava online per offerte cercava all'incirca 13 giorni prima che si arrivasse al Black Friday. Quest'anno invece queste ricerche sono incominciate 31 giorni prima e il 46% di queste ricerche erano effettuate con Black Friday e il nome di un brand. Questo a dimostrare sempre di più come l'utente prende sempre ricerche e acquisti più consapevoli e quindi in realtà i loro acquisti durante il Black Friday non sono dettati unicamente dal devo comprare, ma avevano già preparato prima, voglio comprare questo tipo di offerte di questo brand, di questo business. E di conseguenza il consiglio è sicuramente quello di pianificare molto bene, molto prima, come arrivare al Black Friday, ma comunicando veramente mesi prima. Ma certo, è chiarissimo. Quindi fare della programmazione, che Importantissimo. comunque in generale non si sbaglia neanche con i business, con gli affari, diciamo, tradizionali. Terza domanda e ultima domanda per lei. Allora, spesso a noi utenti capita di ricevere tante proposte. Passa alla nostra compagnia, avrai un grandissimo sconto. Visto che in queste giornate sono gli sconti i protagonisti, io a volte penso da utente, glielo dico da utente, facciamo finta che si tratta di Mariangela Pira, in
Mi piacerebbe anche essere premiata in quanto fedele cliente di un'azienda da tanti anni e non che gli sconti vadano sempre agli altri. È una strategia, secondo lei, non so, che paga questa? Oppure si cercano sempre nuovi clienti perché paga di più questa seconda ipotesi? Mi incuriosisce proprio questo tema, Certo, io in generale nella mia vita ho utilizzato sempre la legge di Pareto che dice che con l'80% dei nostri risultati può essere determinato dal 20% dei nostri sforzi. E se lo applichiamo questo concetto al business, in molti business il 20% dei nostri clienti può generare fino all'80% del nostro fatturato totale. E questo è molto importante perché tanti business non comprendono questo e quanti business, se sanno che l'80% è generato dal 20%, spendono l'80% del loro budget di marketing per i loro clienti. Pochissimi, moltissimi si focalizzano invece sul semplicemente cercare nuovi clienti, quando invece i nostri clienti esistenti sono la maggior parte di volte la cosa più importante per il nostro business, perché un business non può crescere se i nostri clienti non continuano a stare con il nostro business, i nostri clienti esistenti. Quindi, come dire, clienti fidelizzati, investire su quelli perché poi quelli ci garantiranno l'esistenza, nel senso il continuo acquisto, conoscendoci, un ragionamento di. Assolutamente. E come possiamo applicare questo concetto al Black Friday? Tantissimi business o alcuni business decidono di non aderire al Black Friday perché pensano che gli sconti andranno ad abbassare il loro valore. Ma il problema non è lo sconto in sé, è lo sconto aperto a tutti, perché appunto non rende speciale un cliente. E, però possiamo vedere tanti esempi, come la Ferrari, per esempio, che crea dei modelli di macchina che vengono offerti soltanto ai loro migliori clienti. O l'American Express con la carta Black, che pochissime persone conoscono perché viene offerta soltanto ai loro clienti esistenti che spendono determinate cifre con le loro carte. Quindi magari facendo comunque anche delle offerte, degli sconti oppure delle cose positive anche per il tuo migliore cliente, sarebbe insomma una cosa positiva. Grazie comunque per essere Bene, stato con noi e a Luca Mastella, grazie mille davvero Luca grazie. Grazie, Marenda. per averci un po' spiegato la situation, direbbero negli Stati Uniti, e io intanto invece rimango proprio negli Stati Uniti perché come sapete la diatriba qui è tra Washington e Pechino perché l'intromissione politica da parte di Washington su Hong Kong, Pechino proprio non l'ha digerita. Sentite la corrispondenza di Giovanna Pancheri.